Questi due elementi, cambiare testa e credere in lui, non sono l'obiettivo finale. L'obiettivo finale è sperimentare il regno che si è fatto vicino. Quindi io credo in questo modo in Gesù Cristo per sperimentare il regno già da adesso. Questa realtà, questo progetto e questa attuazione del progetto che Dio ha perché io mi realizzi. Vediamo di capire qualche cosa di più. Per capire qualche cosa di più, noi dovremmo fare l'esegesi di questo lungo brano che va dalla linea 104 alla linea 120. Dovremmo fare un corso di 8 incontri. Noi invece siamo bravissimi, in 10 minuti, un quarto d'ora lo sistemiamo. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre. E porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Il regno, dunque, noi lo possiamo sperimentare qui. Ma il regno non appartiene alla storia. Ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Appartiene all'altra dimensione. E allora, se io cambio modo di pensare e quindi di valutare la realtà, e credo in Lui, nel modo che abbiamo detto, è chiaro che io faccio già qui esperienza del Regno. Non ce l'ho ancora, ma ne faccio già esperienza. Allora posso capire che ciò che mi viene promesso non è una balla, non è una fantasia, non è una consolazione, non è una droga. Pensa al regno che verrà e intanto fai il buono. Poi muori e se il regno non c'è, te caccia palla, ci vada e buonanotte. Ve l'ho tradotto in pordenonese quello che è un concetto di Marx. Quando Marx dice che la religione è l'oppio dei popoli, sta dicendo questo. Tanto la religione ti tiene buono, poi muori, non c'è niente, e tu nella storia non hai rotto l'anima. Fine. Non è così. Il Vangelo dice esattamente il contrario. Questa realtà futura è contemporaneamente promessa, ma anche attuata. Ma per capirne l'attuazione devi cambiare modo di leggere le cose. Gesù viene ucciso. Qual è la prima reazione della comunità cristiana? Fifausen. Delusione totale. Discepoli di Emmaus dicono a questo terzo incomodo che si era associato a loro: noi credevamo e tutto è andato in fumo. Sì? Questa è l'interpretazione
della morte di un maestro, di un rabbino, il quale aveva fatto del bene, parlato molto bene, crepato come un assassino. La seconda fase della riflessione che hanno fatto la Chiesa primitiva è stata semplice. Dopo la risurrezione hanno detto 2 più 2 fa 4, non poteva risorgere se non moriva. Quindi la morte è stata un qualche cosa di necessario perché lui potesse risorgere e dimostrare chi era. Perché se non moriva non poteva dimostrare chi era. Dunque la morte non è una cosa bella, è morto in maniera bruttissima, però era necessario che morisse. Dunque la morte non è stata una disgrazia, ma una necessità. Questo era il passaggio tra la prima e la seconda fase. Poi ha cominciato a sorgere la memoria di ciò che Cristo aveva detto durante la sua vita pubblica. E hanno cominciato a dire, sì, più volte Gesù ha parlato della sua morte e della sua risurrezione. Ma allora quella morte è l'adempimento di una sua profezia. E quindi quella morte prende ancora più autorità. Però Gesù aveva parlato di sé come servo di Yahweh. Vanno a vedere i quattro carmi del servo di Yahweh, nel quarto carme del servo di Yahweh si dice che il Messia risorgerà. Trac! Ma allora questo è adempimento delle profezie dell'Antico Testamento. Capite? Leggendo sempre i carmi del servo di Yahweh, lì si dice che il Messia pagherà lui davanti a Dio per tutti i mali che facciamo, abbiamo fatto e faremo. Ma allora quella morte è redentiva. E quella morte toglie dal nostro mondo interiore qualunque paura. Il male che noi soffriamo non è castigo di Dio, perché il castigo di Dio si è tutto quanto concentrato nella morte di Cristo. Lì lui ha subito il castigo per tutti. Lui lì ha espiato per tutti. Che cos'è la morte di Cristo? Noi abbiamo fatto adesso in sintesi velocemente un percorso con una mentalità nuova, che non è quella del giornalista, che vede il fatto, te lo dipinge e buonanotte. Ma noi abbiamo compiuto la metanoia, il cambiamento di mentalità, esaminando i fatti attraverso diversi strumenti che il giornalista non prende in considerazione. Giornalista, fotografa, capire il valore di quella foto sono affari tuoi. Ma noi normalmente rimaniamo alla foto. Capite che cosa significa metanoite? Avere quella mentalità che va alla radice delle cose, alla spiegazione delle cose, allora le cose parlano. Ricevete in eredità il regno. È una realtà futura che tu sperimenti anche nella storia, purché abbia la capacità di cambiare testa. Viceversa, dunque, chi è che si becca questo regno? I benedetti del Padre mio. E chi sono? Ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere, siete venuti a trovarmi, avete pregato, siete andati a messa la domenica, avete detto rosario, ho fatto la comunione, vi siete... È scritto, vero? La messa è essenziale per il cristiano.
La riconciliazione è essenziale per il cristiano, ma sono strumenti. Non dovete confondere la nona sinfonia di Beethoven con il violino. Il violino è uno strumento per suonare la nona di Beethoven. L'Eucaristia e la riconciliazione sono strumenti per sperimentare il regno. Sono strumenti perché tu abbia la forza di dar da mangiare a chi ha fame, vestire chi non ha vestiti e via di questo passo. Perché tu per istinto dice, il tuo istinto dice, arrangiati. Ma se ti manca lo strumento, tu non riuscirai mai a fare questo. E giustamente chi fa questo dice, Signore, quando abbiamo visto, ti abbiamo visto affamato e dato da mangiare, assetato, ti abbiamo dato da bere, linea 110, 11 e 12, e l'altro ti spiazza. In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Ma allora chi ti sta davanti, questa persona sporca, rognosa, antipatica, maleducata, rompiballe, è lui. Hai un modo nuovo di guardare. Hai cambiato testa. Capite perché convertirsi alla maniera moralistica è facile? Convertirsi per quello che il messaggio di Cristo chiede è impegnativo, perché è un lavoro che devi fare continuamente. Allora sperimenti il regno. Dalla linea 121 alla linea 133 vi ho messo quattro brani, sono quattro fra oltre 180. Quello che a me piacerebbe di più sarebbe il testo della linea 124. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Un altro testo che dovrebbe in qualche maniera aiutarci a capire meglio è l'antitesi. Del resto sono ben note le opere di Adamo. La lettera ai Galati è scritta da Paolo e quando Paolo adopera la parola carne non vuol dire ciccia, vuol dire mentalità di Adamo, quella che abbiamo visto nella prima parte della nostra conversazione. Del resto sono ben note le opere di Adamo, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, invidi, ubriachezze, orge, cose del genere. Cosa manca? Il furto. Perché per Paolo il furto appartiene all'idolatria. La brama delle ricchezze che porta a rubare, dice Paolo, è un'idolatria. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Wow. Ma allora, Don Renato, tutti quanti santi, 10 centimetri sopra terra e in estasi tutto il giorno. Ma va. Se Cristo ci avesse pensato così, non avrebbe inventato la riconciliazione. Chiaro? Noi siamo persone fragili. Il salmista dice siamo come un soffio, Ebel.
E quindi possiamo anche sbagliare, ma abbiamo la capacità di analizzare perché sbagliamo e quindi di cambiare la mentalità che ci ha portato a quell'errore. Non è l'errore che va cambiato, è la mentalità che l'ha prodotto che va cambiata. Rientriamo dentro a questo elenco, nessuna paura. Perché la fede è un cammino. Tu parti da questa situazione e fai un passetto alla volta avanti. Dove arrivi? Non lo so. Ciò che manca lo mette Dio. Su questo devi essere matematicamente certo. Però cammina. Non è importante da dove parti. Concludiamo. Quando noi diciamo venga il tuo regno, allora che cosa diciamo? Prima di tutto, linea 137, chiediamo che finisca il regno dell'uomo. Basta. Ci ha calpestato troppo. Secondo, chiediamo di risorgere, perché fa parte del regno di Dio la vita del risorto. Il nostro obiettivo non è vivere eternamente con l'anima. Il nostro obiettivo è vivere eternamente con la risurrezione di ciò che noi siamo. Sarà una nuova creazione, il Padre Eterno non pesca il tuo vecchio cranio, te ne fa uno nuovo, non temere. Chi povero muore bruciato, non resta niente di lui, che fa il Padre Eterno? La risurrezione finale per noi è una nuova creazione, non è un ripescaggio di ciò che eravamo. Terzo, guardate che quando diciamo venga il tuo regno, siccome il regno è futuro, stiamo chiedendo la fine di questo mondo. Pregate il Padre nostro. Ed infine noi chiediamo questa partecipazione fin da adesso a questa realtà che ci aspetta. Vogliamo assaggiare, fare esperienza, vogliamo il segno oggi di questa realtà. Per questo motivo esistono i miracoli, ma anche per questo motivo Gesù dice esiste l'Eucaristia. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha adesso la vita eterna, adesso, non dopo. Bene, noi abbiamo incominciato a capire che cosa significa venga il tuo regno. Grazie della vostra pazienza, la prossima volta.